A tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Alien, siamo andati un po' avanti, abbiamo trovato una revolver, delle persone che ci volevano morti, però le abbiamo sconfitte, e questa zona che dovevamo trovare una cellula dati, così dobbiamo trovare l'ascensore ora. Queste cose si sono accese prima, non è. Qui ci possiamo nascondere dagli alieni e nemici. Porta chiusa, sento dei rumori. C'è bip, 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 bip. È una la... Ah. Dobbiamo disabilitare l'isolamento. E dove facciamo? Perché in panchina ci dovresti stare tu e non Barbara Boucher. Non sto giocando io, ma baby, ok. Qui ormai sappiamo com'è. Ok. Questa sera a momenti era un po' la festa di fine produzione di Trono di Spade. C'era il momento un po' dovuto alla fine della festa. Però io vedo. Dobbiamo fare sta cosa finché non troviamo, cioè per aprire tutte le porte. Dove non mi svegli? Accedi? Metti quella personale. Perché a volte ti dà cose che ti servono. Capo, la buona notizia è che ho archiviato circa l'80% della posizione. Hai letto? Bisogna leggere. Perché a volte ti dice cose. Ok. Capo, la buona notizia è che ho archiviato circa l'80% della posta intera di Sevastopol riguardante lo smantellamento. Aia, il sistema aia è stato scollegato. Prendo la scossa. È stato scollegato da Apollo, ma ho lasciato attivate le funzioni di base. Per chi è ancora qui, la cattiva notizia è che la respirano molto sull'hardware. Delle fughe nere. Ho detto a Mike Tornino di occuparsene. Lui dovrebbe sapere che quello sono. Ok. Oggi avevi la coda, quindi i capelli non ti assistevano. E alla fine della fiera, oggi che io avevo la paura che il tuo orecchio non fosse in contatto con musica e piedi, hai ballato. Complimenti. Grazie. Dai! Allora, evidentemente la prova migliore che hai fatto da quando. Oh, Rega non me lo faceva. Tu correggi delle cose. Tu hai detto prima, alcune cose non piacevano e chiedo. Qui tante altre porte che si aprono, non ci sono, quindi. Sto parlando con le stelle, perché di solito il maestro determina, decide. Invece tu che non hai mai ballato. È stato tutto in giro tondo. Penso che la personalità non manchi a te, ma un pochino. Allora, che scelte? Non gli manca la personalità. E dobbiamo, ok. Io ho fatto diversi squadri. Quindi, tipo. Il coach bravo, cosa anche tu? Il coach bravo. Con chi ce l'hai? Giocate bene. Non la fa parlare a lei. Insieme, si confronta. Così, oh, ok. Dovrebbe essere qua. Perché appunto. Giusto? No. Qua. Giusto? No. Dov'è? Guarda. Io devo lavorare insieme a te per aiutarlo. Io sono d'accordo con te, io sono d'accordo con te. Il fatto che certe mosse in questo ti parli, soprattutto se il coach. No, 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 no. No, no, no. No, è lì, 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 c'è un alieno. E l'abbiamo fatto, signori, andiamo con punteggio. Ivo Giazzeroni, 6, Fabio Pedino, 5. No, regà, vi prego, niente jumpscare. Regala revolver, ditemi voi, uccide? Trasmissione, vedi te per avessi fatto. Prego,
qui non... Ti prego. Costantino, questa immagine mi fa rabbrividire. Raga, io sono praticamente al 50-50 sicuro che io ero venuto da qui. Allora, posso dire una cosa velocissima? Costantino, ho già scritto che ha fatto... posso... raga, prima non lo sta. Ho fatto cia-cia-cia, non ridete voi. Allora, tocca adesso a Paolo Conticini e... E... ecco, raga, io non lo so fare. Perché prima non ero io che giocavo. Come ho già. Ti prego. Corri. Eccolo. Eccolo. Raga, non so perché. Me lo sento. Me lo sento. Ellie. Lo vedi anche tu? Lo vedi anche tu? Lo vedi anche tu? Lo vedi anche tu allora? Sono rimasto un pochettino più veloce. Mi continua a dire, voglio rifare il tango. Quando rifare la tango? Allora, se ora muoio... Banale e canonica. E dico che sei figo. Sfido chiunque ad essere perfetto. E questo è il punto, non sarà perfetto. Ti prego, apriti. Questa settimana ti hanno vinto una prova per capire se Paolo riesce a portare proprio libertà in pista senza che sia perfetto. Che ansia. Mamma mia, che ansia. L'alieno è arrivato, raga. Oh my god, non si può. E ora sì, devo per forza. Televisivo mi dà una certa armonia, una certa stabilità nella stanza, ecco. Deve essere perfetto, appunto, angolo su angolo. Veramente c'è anche un filo dietro, capito? Che se mi fa fatte il giro a destra, ne deve far fatte il giro a sinistra, perché se no mi tengo, mi lego, capito? Questa è ansia pura, raga. Così ti entro. Deve essere tutto perfetto. Tre passi a sinistra, tre passi a destra, uno avanti, uno dietro. Che caso, quando vedo qualcuno si bloccano sempre i portelli. Perché io devo andare da... Sì. Chi? Quale fra i morti? Qui c'è il video, la purificazione, l'accesso al portello, mettiamo. E togliamo i video. Mettiamo l'accesso al portello. Dai, dai. Le pistole per gli... No, no. Ammazza col monopattino a 100 km all'ora in superstrada. Cosa cavolo siete voi? No, dai. Ma tu... Devo sparare?
Ma che sono sti cosi, dai? Cioè, alieno, il robot. Ora non rimanere chiuso. Ho un'ansia di morire. Vabbè ragazzi, noi ci